Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito ragazzi dall'intro, oggi si parla di micro drone 4.0, anzi si torna a parlare di micro drone 4.0. Come molti di voi ricorderanno, circa 7-8 mesi fa iniziava la campagna su Indiegogo per diciamo sovvenzionare questo progetto, il micro drone 4.0, un drone interessante con caratteristiche niente male, non il drone super eccezionale, ma un drone per rapporto peso dimensioni con caratteristiche veramente interessanti. E finalmente sembra che siamo arrivati alla fase finale, cioè alla distribuzione del prodotto finito. Infatti se noi adesso andiamo a vedere la pagina di Indiegogo, vedete la spedizione ottobre 2019, quindi questo sembra voler dire che il drone sia pronto per le consegne. Infatti è apparso anche il video nel loro canale YouTube, quindi adesso guardiamo un attimo il video e poi ne parliamo insieme delle caratteristiche che ha questo drone e cosa di interessante rispetto ad altri. Questo infatti è già il drone finale, perché dopo lo confronteremo con quello diciamo ad inizio campagna. Era leggermente diverso, cioè simile ma leggermente diverso, perché ovviamente era un prototipo. Questa è la versione definitiva, vedete il gimbal che è la parte figa di questo micro drone, e soprattutto guardate come vola, vola veramente bene, sebbene è al chiuso e soprattutto con poca luce, perché comunque siamo in un corridoio e la camera che dovrebbe stabilizzare il drone, avete visto come l'ha stabilizzato veramente bene. Adesso ve lo faccio vedere un attimo su come era prima e su come è adesso. Allora, questa è l'immagine del micro drone presa dal sito ufficiale appunto dell'azienda che lo produce, e questa diciamo è la versione definitiva, quella che verrà consegnata. Adesso vi faccio vedere com'era la versione prototipo, che era questa. Vedete com'è cambiato, soprattutto vabbè, la camera, che è diventata simile a quella del Mavic Pro come forma, ovviamente rispetto a questa. È cambiato qua sopra, che è diventato tutto molto più grosso, cicciotto, anche i braccetti più cicciotti, è diventato un po' più consistente rispetto alla versione prototipo, però dovrebbe aver mantenuto tutte le caratteristiche che aveva all'inizio. E le caratteristiche ragazzi cosa sono di questo micro drone? Che è un drone che diciamo si affianca a quello che era il Tello, nel senso che entra in una fascia di dimensioni e peso che si avvicina molto al Tello, perché è un drone ragazzi, questo micro drone, che pesa 120 grammi, il Tello ne pesa 84 mi sembra, quindi si avvicina molto al Tello, quindi un drone che non dovrà essere registrato, che potrà volare molto più liberamente dei droni sopra i 250 grammi. Ovviamente non è un drone ad altissime prestazioni, ovviamente non è il nuovo Mavic Mini, è un'altra cosa, anche il prezzo ovviamente, infatti costa circa 140 euro senza radiocomando, quindi un pochino di più di un Tello, con la cosa che qua però il controller c'è. Se adesso andiamo a guardare, vedete che il controller ovviamente per questo micro drone è disponibile, è carino, è fatto molto bene, ha supporto per lo smartphone, e ovviamente con il controller aumentiamo anche il range, che ovviamente solo con lo smartphone sarà di non so 50 metri più o meno, come tutti i droni che comunicano solo con lo smartphone, perché il limite non è il drone ma è lo smartphone, che ha comunque un segnale wifi con una portata diciamo limitata, mentre se usiamo il suo controller potremo arrivare anche a 200-230 metri, quindi niente male per un drone che pesa comunque 120 grammi, perché bisogna ricordarsi questo. Ed è un drone ragazzi affascinante perché ha un gimbal stabilizzato su tre assi, quindi come avete visto poi nel video diciamo pubblicato dai ragazzi che lo stanno per lanciare sul mercato, la cosa bella è che appunto un drone poco più grande di questo con un gimbal stabilizzato, ho detto su tre assi prima? Sì, mi sa di sì, su due assi meccanici e uno elettronico, un po' come sarà il Mavic Mini, un po' come lo Spark, un po' come il Paro Tanafi e un po' anche come lo Unix Mantis G, anche quello stabilizzato su due assi meccanici più uno elettronico. Però ragazzi la cosa bella, torniamo indietro, è il prezzo e il peso e le immagini video, perché comunque registrerà in Full HD su una scheda micro SD e in più con un'immagine stabilizzata, quindi si avrà diciamo un Tello con caratteristiche però video molto più importanti.
importanti, anzi direi molto molto più importanti, perché veramente a livello video il telo era troppo limitato, ottimo nel volo ma troppo limitato dal punto di vista video, mentre questo mini drone 4.0 avrà tutto questo. In più avrà anche la possibilità di un controller, che nel telo ovviamente non c'è, perché sì, si ha un controller ma non è un controller dal punto di vista di comunicazione col drone, è un controller che comunica con lo smartphone e non è neanche prodotto dalla Razetech, è proprio una cosa a parte, mentre qua, diciamo, a parte essere un controller prodotto specifico per il micro drone, è anche un miglioramento della comunicazione con il drone, quindi un range maggiore e anche un volo più preciso, più stabile, con tutte quello che comporta avere un controller rispetto che usare lo smartphone. Però la cosa bella è che, essendo un selfie drone, si può usare tranquillamente lo smartphone, e avete visto che all'interno di un corridoio con poca luce, come l'Optical Flow è riuscita comunque a stabilizzare benissimo il micro drone 4.0. Le altre cose interessanti che ha questo micro drone sono, allora, la durata delle batterie è circa di 12 minuti, quindi più o meno come quella di un Tello, perché poi saranno 10 reali, quindi più o meno come quella di un Tello, ma come per il Tello il costo della batteria sarà veramente minimo, perché se noi andiamo a vedere il costo della batteria, qua vedete una batteria costa 22 euro, 3 batterie 58 euro, quindi veramente un costo quasi irrilevante se pensiamo a cosa può costare una batteria di uno Spark, magari, che comunque hanno una durata comunque limitata rispetto ovviamente ad altri droni con batterie che durano molto di più, ma dove la batteria comunque influisce tantissimo, diciamo, a livello economico. Quindi una cosa interessante è anche questa. Ovviamente, ragazzi, non è, ve lo dicevo prima, non è un'alternativa al, o meglio, è un'alternativa al Mavic Mini che uscirà, ma sono due cose completamente diverse. Questo è più un selfie drone, quello là è un drone con caratteristiche importanti per volare con il nuovo regolamento europeo sotto i 250 grammi, mantenendo comunque caratteristiche importanti senza entrare nella specifica di avere comunque corsi online, test online e tutte queste cose. Qua abbiamo un drone che non dovrà avere test online, corsi online, tutte queste cose, dovrà essere registrato come sarà registrato il Mavic Mini, ma poi finisce lì, quindi una libertà maggiore anche di utilizzo, anche a livello di zone di utilizzo rispetto ai droni sopra 250 grammi, però rimane comunque più un selfie drone, anche perché il prezzo, avete visto, con il controller, che anche quello adesso è in offerta, si arriva circa a 210 euro 220 euro, con il controller. Senza controller lo si porta a casa con 148 euro, quindi cosa dire, ragazzi, secondo me è un drone veramente interessante, perché ha tutto quello che mancava al povero Tello dal punto di vista video, anzi ha molte cose in più, perché comunque c'è un gimbal, ragazzi, e avere un gimbal secondo me tanta tanta roba. Poi comunque ha le varie modalità di volo automatiche, diciamo all'orbita 360 gradi, al return to home, ha il tracking del soggetto, cioè veramente ha cose interessanti, pur essendo un drone veramente veramente di dimensioni ridotte. Poi sarà da provare, sarà da vedere se tutto quello che viene dichiarato verrà mantenuto, però sulla carta, ragazzi, è veramente un drone, secondo me, da tenere d'occhio, soprattutto per il suo prezzo. E secondo me è un drone da tenere d'occhio, soprattutto perché comunque il prezzo non è elevato, con queste caratteristiche tecniche, con questo prezzo, veramente 150 euro, un drone che può volare in maniera molto più libera dei droni sopra i 250 grammi, che non ha bisogno di corsi, che non ha diciamo molte meno menate dal punto di vista burocratico, sicuramente avere un gimbal, una registrazione in full HD, secondo me, ragazzi, tanta 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 roba, è un'alternativa valida al Mavic Mini, ovviamente due cose diverse, però un'altra alternativa che si aggiunge ai droni sotto i 250 grammi per avere comunque un drone che sia in grado di fare video e foto decenti, e non cose comunque belle da pilotare come un Tello, ma con i video che ovviamente diventano
praticamente inutilizzabili o quasi. Quindi ragazzi, spero che questo video in cui vi ho portato le ultime novità sul micro drone 4.0 vi sia piaciuto. Adesso non ci resta che vederlo in azione per poi dire se veramente è un drone che è valso la pena aspettare fino adesso o se invece era meglio che abortissero il progetto. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le ultime notizie su questo drone vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao!